c'è una possibilità di scelta inconsueta. Due porte o quattro porte? Sì, è praticamente la prima volta che abbiamo questa possibilità. Adesso la gamma è cambiata anche sulle vetture normali. Abbiamo una serie 3 quando parliamo di berlina o touring e una serie 4 quando parliamo di coupé. Allo stesso modo la gamma delle vetture M segue questa filosofia. Quindi M3 quando abbiamo la berlina e M4 quando abbiamo il coupé. Le vetture però hanno un'anima in comune e quindi condividono motore, assetto e tutta la sportività classica del marchio. Quella che sentiamo dietro. Quella che sentiamo qui dietro. Vogliamo dare qualche informazione tecnica in modo molto essenziale e rapido, tipo cavalli, coppia e anche il prezzo poi? Le vetture nascono con un 6 cilindri in linea sovralimentato. È uno stacco rispetto all'immediato passato, in quanto la vettura precedente aveva un vuoto aspirato, ma è un richiamo alle versioni precedenti, dove invece il 6 cilindri benzina era un classico. Questo, grazie alla sovralimentazione, ha permesso però di avere più cavalli, abbiamo raggiunto 431 cavalli del veicolo, con una maggiore coppia e soprattutto più in basso. Quindi questo permette di ottenere prestazioni in pista ancora maggiori perché l'esempio di uscita di curva avviene con un maggior spunto grazie alla maggior coppia del motore. Il tutto ottimizzato tra l'altro su un veicolo che ha fatto proprio una lotta verso la riduzione dei pesi grazie all'utilizzo di leghe leggere e fibre di carbonio, riuscendo a scendere al di sotto dei 1500 kg, abbassando di ben 80 kg il peso rispetto alla versione precedente. La fibra di carbonio, esempio, la troviamo in tantissime parti del veicolo, innanzitutto sul tetto. Non è una novità di questo modello, è introdotto qualche anno fa con l'M3 CSL, però per la prima volta lo troviamo sulla versione berlina, sull'M3 berlina. E questo permette di abbattere di ben 5 kg il peso in una zona tra l'altro alta del veicolo e quindi di abbassare ulteriormente il baricentro. Ma in fibra di carbonio è anche la barra duomi, per garantire una maggiore precisione dell'avantreno e per la prima volta un albero di trasmissione completamente in fibra di carbonio che permette di ridurre del 40% il peso del componente e aumentare il comportamento del veicolo nei cambi di traiettoria veloce. In carbonio anche una parte della carrozzeria del portellone posteriore e poi largo uso di esempio di alluminio per quanto riguarda alcune parti di carrozzeria esterna o magnesio per alcune componenti del motore. Rimanendo nel tema delle quattro porte, questa occasione qui a Modena è anche utile per conoscere un'altra quattro porte della serie 4. Sì, la gamma della serie 4 si amplia e non solo con la versione più sportiva, l'M4, ma anche con la serie 4 Gran Coupé, che ripercorre un po' la filosofia introdotta poco tempo fa dalla serie 6 Gran Coupé, che consiste nell'avere una vettura che unisce due mondi ben noti. Uno è quello delle versioni coupé classiche, quindi una linea molto elegante, sportiva, caratterizzata dalla forma del padiglione, e dall'altro qualcosa di più caratteristico, ad esempio da una berlina, cioè la praticità d'uso delle quattro porte, ma anche del portellone posteriore, che in questo caso è in pezzo unico, tra l'altro è comandato elettricamente e quindi garantisce una funzionalità della parte posteriore inaspettata, quindi si rivolge a quei clienti a cui piace la linea coupé, piace quello che una vettura coupé trasmette, quindi sportività, eleganza, ma nello stesso tempo non vogliono rinunciare a una funzionalità e praticità. Possiamo dare un'idea del range di prezzo della 4 Gran Coupé e dell'M3 e dell'M4? Diciamo che le versioni più sportive dell'M3 e M4 partono da circa 76.000 euro, mentre la serie 4 Gran Coupé ha una gamma già dal lancio molto, molto ampia, con motori 4 cilindri e 6 cilindri, sia diesel che benzina, che partono da circa 38.000 euro col 420i. Bene, grazie. Ancora un'informazione. Che tempo hai fatto sul giro in pista? Quello inferiore di tutti. Complimenti.